Nuovo appuntamento quotidiano con il TG Sport di Sesta Rete, in primo piano sempre il calcio Catania con le ultime sulla società rossazzurra che dopo la scarcerazione di Nino Pulvirenti e Pablo Cosentino pensa soprattutto all'iscrizione alla prossima stagione iniziata il 30 giugno con la domanda presentata alla Lega Serie B, ecco, è da completare certamente entro il 14 luglio. Parleremo anche delle trattative di mercato che riguardano il Palermo, portate avanti dunque dalla dirigenza rosanera, così come al centro della nostra attenzione ci sarà l'Akragas che si prepara a trovare il nuovo allenatore, ma anche l'Orizzonte Catania, in particolar modo le giovanissime che sono uscite nelle finali Under 17 ai quarti ai tiri di rigore contro la SIS Roma. Tutto questo dopo la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Iniziamo dunque come sempre con il calcio Catania dopo la revoca degli arresti domiciliari per Nino Pulvirenti e Pablo Cosentino. Trapela la disponibilità dell'attuale proprietà a cedere il Catania, anche se in questa fase non esistono acquirenti. Si pensa chiaramente anche a completare l'iscrizione per ciò che riguarda il campionato di Serie B, ben sapendo che non sarà quella la categoria nella quale giocherà il calcio Catania nella prossima stagione. Sentiamo Valentina Mammino. I giorni passano, ma a Catania la situazione di incertezza resta l'incognita sul futuro della società, della squadra e dei tifosi. Resta lo sgomento per quanto accaduto e per quanto dovrà ancora accadere. Perché se è vero che i tempi della giustizia ordinaria sono ben diversi e più lenti di quelli della giustizia sportiva, quelli del calcio sono ben altri e tutti premono affinché si faccia chiarezza. I tifosi, inutile negarlo, attendono ma al tempo stesso temono quel momento, il momento della verità, il momento in cui si capirà quanto sarà dura poter risalire e tornare in quei palcoscenici che a pensarci adesso sembrano lontani anni luce. Lo slittamento dei campionati di Serie B e Lega Pro sembra ormai cosa certa, su tutto il resto a regnare sovrana invece l'incertezza. E allora proviamo a fare chiarezza su quei pochi dati da cui il Catania, società da giorni in vendita in attesa di uno o più acquirenti, proverà a ripartire. L'ex DS Pippo Bonanno si è già messo a disposizione per occuparsi di tutto ciò che concerne il mercato, dalla ricerca dei giocatori alle trattative con i procuratori, senza dimenticare che ad oggi non c'è ancora un allenatore. Il team manager Maurizio Patti si occuperà delle varie questioni organizzative, il ritiro su tutte, originariamente fissato a partire da lunedì 13 luglio con raduno a Torre del Grifo la domenica, date destinate però a slittare in considerazione dello spostamento dei campionati. L'amministratore unico Carmelo Milazzo proverà invece a far fronte a tutte quelle incombenze con scadenza il 14 luglio, prima tra tutte la fideiussione di 800.000 euro, condizione fondamentale per l'iscrizione e per poter provare a pensare che un futuro possa ancora esistere. Spostiamo dunque anche sul Palermo che dopo l'acquisto di Cassini mette nel mirino ancora un altro colpo di mercato, ci si concentra soprattutto su quel Brugman che era stato seguito a lungo anche dal Catania e che potrebbe essere il nuovo colpo a effetto della dirigenza rosanera. Sentiamo Dario Giuffrida. La nuova puntata della telenovela Cagliari minaccia di essere anche l'ultima della serie. A chiudere i sogni dei tifosi palermitani in un cassetto lo stesso centravanti argentino che, dopo aver detto negli scorsi giorni di non aver mai avuto contatti col Palermo, ha ribadito nelle ultime ore di voler restare alla Bombonera per poter giocare finalmente al fianco di Carlos Tevez. Frase che chiude le porte non solo ai rosanero ma anche al Benfica, altra pretendente al giocatore. Ma per un sogno che si spegne ce n'è un altro che si accende, stavolta made in Italy e con la sensazione del risultato garantito. Nelle ultime ore infatti Giampaolo Pazzini è stato accostato al club di Via del Fante anche grazie alla svolta negativa dell'affare Cagliari. Il pazzo sembrava vicinissimo al Verona fino a qualche giorno fa, ma l'affare non si è concretizzato. A Palermo arriverebbe a parametro zero, elemento che ne fa un pezzo pregiato del mercato degli svincolati. Intanto la società opera anche su altri reparti, strizzando l'occhio ad una formazione futuribile. È in quest'ottica che deve essere letto l'inseguimento a Gaston Brugman, giovane mediano del Pescara. Il Palermo avrebbe già chiesto il giocatore, ma gli abruzzesi vorrebbero
3 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva per il momento da Zamparini, ma se ne riparlerà verosimilmente nei prossimi giorni. Gerolini è al lavoro anche su un paio di prospetti giovani ancora poco conosciuti. Il primo è Oscar Ilemark, centrocampista della Svezia Under 21, campione d'Europa e del PSV Eindhoven. Il secondo nome è invece quello di Gregor Puel, figlio d'arte di Claude, allenatore del Nizza, classe 92, di mestiere terzino sinistro. Su di lui però non c'è solo il Palermo, ma anche Genoa, Carpi, Bologna, Frosinone e Cagliari. Intanto sono già state fissate le prime uscite stagionali per il Rosanero. Il 1 agosto la banda di Iachini sarà a Temù, in provincia di Brescia e vicino al ritiro della squadra in Valcamonica, per un amichevole contro il Lumezzane, squadra di Lega Pro, mentre l'8 agosto parteciperanno al trofeo Memorial Quinocio organizzato dagli spagnoli del Celta Vigo. Ci fermiamo con una nuova breve pausa pubblicitaria, al rientro parleremo dell'Acagas e dell'Under 17 dell'Orizzonte Catania. Tra poco. Rientriamo in studio con il TG Sport di Sestanete. Abbiamo parlato del Catania, dei problemi societari affrontati al momento sia dal punto di vista giudiziario che sportivo dalla dirigenza rossa-azzurra, così come delle trattative di mercato che riguardano il Palermo. Adesso ci spostiamo invece su quelle che naturalmente riguardano pure l'Acragas, così come dicevamo nel nostro sommario, con la dirigenza agrigentina che presto inizierà a muoversi sul mercato a partire dal nuovo tecnico che avrà il compito di guidare l'Acragas in Lega Pro. Sentiamo il servizio. Dopo l'iscrizione in Lega Pro, l'Acragas si prepara a muovere ufficialmente i primi passi nel calcio professionistico. Nelle prossime ore, infatti, il mercato della società agrigentina inizierà a prendere forma e in questo avrà certamente un peso importante il ritorno in Italia dell'amministratore delegato Peppino Tirri. Si dovrà sciogliere innanzitutto il nodo legato alla figura dell'allenatore, dal quale dipenderanno chiaramente gran parte delle strategie di mercato. A tal proposito, negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di quel Sottil che pare il nome più ricorrente e che per molti resta in pole position anche alla luce della disponibilità che ha dato alla dirigenza. Da quel momento l'Acragas potrà pensare anche a rafforzare la squadra, puntando certamente sullo zoccolo duro che ha conquistato la promozione. Tutto con la consapevolezza che la Lega Pro è stato un traguardo eccezionale, ma che questo non va disperso e anzi deve essere valorizzato. Molto dipenderà chiaramente dalla somma messa a disposizione dal gruppo che detiene il pacchetto di maggioranza, ma è più che certo che il cuore dei tifosi e di chi tiene la maglia dell'Acragas servirà a colmare il resto. E chiudiamo questa edizione del TG Sport di Sestanete con la pallanuoto femminile, in particolar modo con l'Under 17 dell'Orizzonte Catania, sconfitta ai quarti di finale scudetto contro la SIS Roma per 13-10 ai tiri di rigore. Sentiamo Daniele Di Frangio. Il sogno è svanito ai rigori. L'Orizzonte Catania esce dalle finali Under 17 di Rapallo ai quarti di finale ad eliminare le ragazze di Martina Miceli e la SIS Roma, che si impone nella lotteria dei 5 metri per 13-10. Gara ricca di emozioni, con le rossazzurre prima sotto di due reti, poi dopo un botta e risposta durato per tutto il match, risultato sul 9 pari. I rigori diventano decisivi, con la SIS brava a non sbagliare mai, mentre gli errori di Santa Paola e Cavallaro davano la vittoria alle capitoline. Pronto riscatto dell'Etnee nelle semifinali quinto-ottavo posto, grande partenza per 4-1 contro Cosenza, poi Orizzonte che cala e Calabresi che rimontano. Il 7 pari di Santa Paola su rigore dava la scossa, con le compagne Vecchio, Aiello, Musumeci ed ancora Santa Paola a chiudere il match sull'11-7. Al di là del mancato accesso alle semifinali, le ragazze di Martina Miceli continuano a crescere, il futuro rosso-azzurro è tutto loro. È tutto per questa edizione del TG Sport di Sestanete, vi rimando come sempre ai prossimi appuntamenti, invitandovi come di consueto a seguirci sempre sul canale 215 del Digitale Terrestre e anche in streaming su www.sestanete.com. Arrivederci.